Appassionati di pallanuoto, tifosi del 7 Bello e del 7 Rosa, benvenuti ad una nuova puntata di Waterpolo Preview in edizione speciale dedicata ai campionati del mondo in corso di svolgimento a Doha, terza giornata dei gironi eliminatori del torneo maschile. Italia che parte male contro la Romania, soffre le scorie della beffarda sconfitta contro gli ungheresi, sbaglia alla bellezza di 5 tiri dai 5 metri con un monumentale tic che respinge le conclusioni dei tiratori di Sandro Campagna. Però, dopo l'intervallo lungo si riorganizza, esprime la sua superiore qualità, interrompe la striscia di parata dai 5 metri dello straordinario portiere romeno con Nicola Spresciutti e va via in progressione imponendosi per uh, 16 a 10 i azzurri che chiudono il girone eliminatorio al secondo posto e affronteranno ora nel crossover che vale l'accesso ai quarti di finale gli Stati Uniti che perdono 14-12 contro la Serbia ma Prima di andare nel dettaglio delle altre partite analizziamo la prova del settebello e per farlo abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il giornalista del secolo uh, Italo Vallebella. Grazie a voi. Un bello che risente per 16 minuti delle scorie della beffarda sconfitta con l'Ungheria. Cade vittima, posso dire, la metto con una battuta dell'incantesimo di Tic, sbaglia a 5 rigore sui 7 avuti a disposizione, si scuote dopo l'intervallo e va via in progressione contro la Romania, imponendosi alla fine per 16 a 9. Quali indicazioni lascia la vittoria odierna? Io direi buone indicazioni perché ci, eh, che ci fossero state, ci sarebbero state un po' di scorie dopo la partita contro l'Ungheria. Era mh, più che legittimo aspettarsene eh, il fatto comunque di essere venuti a capo in una partita che poteva diventare complicata. Eh, questo credo che sia un buon segnale in vista degli ottavi di finale che ci aspettano e poi speriamo anche del proseguimento di, del di, di questo eh, cammino. Ecco, io continuo ad avere fiducia nel eh, sette, bello come ho sempre avuto e mh, mi porto dietro in vista degli ottavi di finale quello che di buono si è visto oggi. Quanto... È importante in un percorso nel quale poi arrivano, come diceva Sandro Campagna al termine della partita, le sfide in cui bisogna gestire la pressione. Aver eh, vissuto un girone che rispetto a Fukuoka ha presentato molte più difficoltà perché in Giappone la scorsa estate si può dire che il Settebello bello è andato via ai quarti, non dico in carrozza, ma quasi. Io sono sempre dell'idea che i eh, gironi e comunque le partite difficili allenino soprattutto in un, uh, un torneo dove ci si gioca tutto in uh, pochi giorni. Io nella mia esperienza giornalistica ho seguito tantissime volte la Pro Recco e dovessi eh, fare un, un bilancio della storia della Pro Recco, eh, dico che le tante partite de della Pro Recco contro avversari eh, di caratura minore non allenano e quindi non ti preparano così tanto a quelle che poi sono le grandi sfide e a volte, ad esempio, la Pro Recco ha risentito di questo anche nel suo percorso eh, nelle coppe europee. Quindi io sono dell'idea sempre che le partite allenanti servono e oggi è stata comunque una partita allenante perché l'Italia è dovuta eh, uscire da qualche difficoltà e quando si esce dalle difficoltà eh, si esce più forti. Certo. Dal punto di vista del gioco quali sono le certezze che questa sfida consolida? Mi permetto di fare questa considerazione collegandomi anche poi ad una prova contro l'Ungheria che finale beffardo a parte Aveva visto comunque un ottimo set bello per tre tempi e mezzo. Le certezze sono quelle del gruppo su cui Campagna lavora eh, da sempre, da questo punto di vista, credo che sia un mago assoluto, poi nel riuscire a tirare fuori il meglio da ogni giocatore e metterlo al servizio eh, della squadra. Quindi partiamo da questa grande solidità del gruppo e, ed è un gruppo in cui emergono naturalmente di tanto in tanto, eh, e a turno, per fortuna, anche eh, i singoli che possono fare la difesa. Ma eh, io punto molto sulla solidità eh, di, di questo sette bello, che si è vista, anche come dicevi tu, eh, contro eh, l'Ungheria. Si poteva anche perdere contro una nazionale dai eh, grandi nomi, come ci sono anche eh, in Italia, eppure eh, abbiamo rischiato anche di vincerla. Quindi eh, direi che ci sono delle solide basi su cui eh, bisogna puntare, si può puntare in vista degli ottavi di finale. E me lo introduci, mi servi là, assisti, lo sfrutto, adesso inizia il momento della verità, scatta l'eliminazione diretta, si pensava ad un cammino più tranquillo contro la probabile vincente di un crossover Francia-Australia, si passa invece ad un crossover decisamente più impegnativo, che sette bello serve per entrare tra le prime otto ed avere la certezza del pass per Parigi 2024. Il solito 7 Bello con un pizzico di attenzione in più. Io non ho dubbi che, anche se non dovessimo approcciare bene la partita, e a volte certe partite non si approcciano bene perché si può sentire davvero magari della grande importanza della, della posta in palio. Il 7 Bello è una squadra che ha dimostrato in più di un'occasione di riuscire a venire fuori dalle difficoltà. Lo si è visto anche con l'Ungheria e lo si è visto alla grande. Ai punti, io credo che nessuno si, si offenda in Ungheria se io dico che al termine dei tempi regolamentari, l'Italia avrebbe qualcosa in più rispetto all'Ungheria quindi io confido molto in quello con un pizzico di attenzione in più perché quella tensione che ci è mancata proprio nei secondi decisivi in quei 17 secondi contro eh, l'Ungheria ecco questo non deve eh, più accadere però delle esperienze negative si fa tesoro e questa squadra è assolutamente in grado di eh, fare tesoro poi parliamoci chiaro che c'è un mondiale un'olimpiade un senza un sette bello cioè che, 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 che olimpiade sarebbe Ringraziamo Italo Vallebella per essere intervenuto. Passiamo ad occuparci ora delle altre partite nel match di cartello del girone C. La Serbia regola 14-12 gli Stati Uniti, partita condizionata e orientata in maniera decisiva dall'episodio chiave avvenuto poco dopo la metà della terza frazione di gioco, in un contrasto al centro dell'area statunitense. Ben Alloc colpisce Nikolaj Jakovic con un pugno. Stavridis rivede l'episodio al VAR. E stanziona l'espulsione per brutalità del centroboa statunitense. La Serbia che stava soffrendo la verve della formazione a stelle strisce trasforma il rigore con Mandic e dai là ad un devastante parziale di 6 a 0 che gli permette di apporre le mani sulla conquista dell'intera posta in palio il 14 a 12. Finale è stancito dagli ultimi gol con cui Daube e Max Irving riducono il divario. Peccato per la formazione statunitense che ora affronterà lo spareggio con il 7-Bello senza il suo centro-boa, probabilmente il migliore al mondo nel suo ruolo e chiude così terza il girone, scavalcata dal Montenegro che in apertura di giornata regola 13-11 il Giappone, si qualifica da seconda per gli spareggi e guadagna il probabile quarto di finale contro la Spagna, mentre la Serbia chiude in testa a punteggio pieno e aspetta molto probabilmente il derby con la Croazia. Sarà invece, nel caso di vittoria della sfida con gli statunitensi, la Grecia l'eventuale avversario degli azzurri. Mentre nell'ultimo quarto di finale, l'Ungheria aspetterà la vincente dello spareggio, uno dei più equilibrati almeno sulla carta, tra la Francia e l'Australia. Siamo così giunti al termine anche di questa puntata, io non posso far altro che ringraziare gli ospiti intervenuti e darvi appuntamento alla prossima.